Buongiorno amici di Go-Kart, finalmente siamo tornati, non vi abbiamo abbandonato, stiamo parlando del Go-Kart 4 tempi, un progetto che ormai sono 2 o 3 anni che porto avanti con il mio amico Paolo. All'inizio c'era Mino, che poi è scomparso giustamente perché aveva capito che c'erano parecchi problemi su tutto quanto. Infatti questa è l'uscita relativa al 16 di ottobre, siamo andati come al solito alla pista azzurra, entrambi dotati di motore GX 210 4 tempi. Un motore clone, non Honda che è quello che utilizzate normalmente nei noleggi, è un motore clone cinese. E dicevamo, ma sarà così complicato fare andare un 4 tempi su un kart? Ci accontentiamo di un po' di potenza, di una decina di cavalli, potrebbe andare bene. Il problema non è tanto la potenza, il problema è l'affidabilità. Se all'inizio eravamo molto entusiasti e cercavamo di far funzionare il tutto al meglio, anche con un'elaborazione non esagerata, e funzionava bene, siamo arrivati addirittura fino a 1,8 come tempo, che è molto buono. Qua in particolare sono i miei 2 primi turni. Ecco qui supero Paolo, che poi cerchiamo di fare una battaglia, ma non ci riusciamo mai, perché per una congiunzione astrale o lui ha qualche problema, o soprattutto in questo caso io ho qualche problema. Già al primo turno avevo fatto una decina di giri, diciamo, di rodaggio con tempi molto alti su 1,13, 1,14. Qui cominciavo un po' a spingere, però vedevo proprio questa curva a sinistra, dopo la chicane, il motore si sedeva proprio, non andava più. Ecco, vedete che proprio in questo momento cerco di ravanare con la valvolina del bypass della pompa della benzina, ma il motore non ne vuole proprio sapere di rimanere acceso. Motore che tra l'altro avevo appena cambiato il volano per renderlo più performante. Carburatore originale, per dire, col carburatore sicuramente funzionerà. Scarico, diciamo, da motore 125, fine esagerato come silenziatore, però non andava. Proprio un disastro. Ho fatto con questo kart, ho fatto 15-20 giri e poi, come vedete, accelerando si spegneva. Quale potrebbe essere la causa? Devo ancora indagare, devo dire, però da quello che ho visto, la causa di tutti questi mali, la causa principale, il male assoluto è la pompa della benzina. Vedete quel coso lì nero, quello lì in alto a sinistra, perché utilizza il basamento come sistema di depressione. Ma siccome nel basamento c'è dell'olio, basta che l'olio vada un po' dentro la membrana ed è finita. Salve a tutti, la giornata forse si ferma qui. Ho sentito delle vibrazioni anomale sulla ruota posteriore a un certo Ma io sento delle punto, vibrazioni anomale un po' ma oggi è una ovunque. giornata che non va, mi sono fermato, pensavo che era un bullone della ruota che si era rallentato, invece si è rotto proprio il filetto, il prigioniero che regge la ruota è rimasto spezzato dentro, quindi adesso non sappiamo se riusciamo a ripararlo qui in officina dei kart, se è un fatto un lavoro oppure dobbiamo rinunciare alla giornata. Io sono dietro invece col carburatore, non va, non va, proprio non si sa. Penso che questo sia un segno, questo è la Caporetto dei 4 tempi. Partiti con tanto entusiasmo, si è arrivati anche a tempi assolutamente decenti, poi da quando si è... Il vecchio motore ha avuto il problema alle valvole e non abbiamo più recuperato. Il volano alleggerito fa veramente poco. Il carburatore normale, vabbè, pensavamo fosse affidabile, non lo è. Penso che la conclusione sia di comunque di andare su un 2 tempi normali. Però oggi veramente si stanno sommando un po' tanti problemi. E niente, va così. Oltre al problema chiaramente del mozzo, abbiamo avuto un ulteriore problema. Ci siamo persi praticamente una vite che tiene in sede le pastiglie dei freni, quindi frenava male ultimamente, andava giù il pedale. Adesso stiamo cercando di fare una riparazione volante. Abbiamo risolto il problema del mozzo prendendo una ruota dal kart di Marco che tanto non andava bene e di conseguenza abbiamo montato, come vedete, la ruota. Il mozzo di Marco sul mio, volevamo fare la stessa cosa per l'altra ruota, ma Manca non ha la voluto puntura della Vespa. saperne di entrare. Quindi giriamo con praticamente 3 gomme di un tipo e una di un altro. Vediamo come si comporta il kart, non Eh dovrebbe sì, succedere niente per la ormai. potenza che abbiamo. Comunque adesso proviamo a far girare Paolo almeno per un mezzo turno. E la cosa brutta è che è proprio andato peggiorando. Dai primi video entusiasti, abbiamo girato una volta, quanti giri abbiamo fatto? Sì, 80-90 senza problemi. 60 giri abbiamo. L'altra volta poi alla fine avevamo avuto dei problemi e poi è andato calando sta cosa. Ma dovremmo impegnarci di più, credo. Alla fine avevamo ancora 3 turni da sfruttare e l'abbiamo sfruttato con un go-kart di Paolo. Di 2 kart ne abbiamo fatto uno, abbiamo dato il mozzo e
il problema del freno è stato risolto. Nel freno il problema era che era uscito il perno, quello del fermo, dei distanziali della pinza, e quindi le pastiglie non andavano a premere sul disco. Una volta riparato, il kart è andato abbastanza bene, abbastanza bene. Abbiamo fatto anche un tentativo con l'assale posteriore più stretto e più largo, e abbiamo visto che alla fine premia molto l'assale stretto. E infatti qua credo questo turno era fatto con l'assale largo, aveva difficoltà a inserirsi, aveva meno sovrasterzo, più stabile al posteriore, però si piantava molto più facilmente nelle curve. Qui possiamo apprezzare la differenza rispetto ai noleggi. Il noleggio ha un motore sostanzialmente uguale, è però quello del noleggio un motore completamente originale. Ci cambiano semplicemente, ci tolgono il governatore, quindi tolgono il limitatore di giri, più il noleggio è molto più pesante. E infatti si vede, l'uscita delle curve nostre è molto più veloce. Quanto più veloce? Intorno ai 3 secondi al giro, tanto poco, non è tantissimo. In realtà questo kart 4 tempi sarebbe anche un motore divertente, un kart divertente, soprattutto se si usa in due, perché la battaglia è quello contro un avversario che ha un motore uguale, ha comunque un kart uguale. In curva non va male, possiamo vedere poi negli altri video che abbiamo fatto anche dei confronti con i due tempi, alla fine in curva si va uguali, il problema è il rettilineo, appena si spalanca questo kart prende tantissimo e diventa un po' frustrante. Non è proprio così fastidioso, però se si somma questo al fatto che c'è sempre una affidabilità non molto concreta, non concreta, rimane comunque frustrante andare a girare, non è un piacere. Quindi l'idea quale potrebbe essere? Quella di utilizzare magari un motore classico due tempi, ha vinto due tempi è leggero, e se si va poi, come avete scritto molto nei commenti, noi comunque abbiamo voluto provare con mano se era possibile, un motore due tempi tipo Rotax Max o un Easy Kart per esempio, che hanno poca comunque manutenzione, ne hanno poca, ma ne hanno anche questi quattro tempi a questo punto di manutenzione, si può raggiungere comunque una buona soddisfazione. Quale potrebbe essere l'alternativa col quattro tempi? Ma credo prendere un 390 non lo faremo, però un 390 completamente di serie, semplicemente tolto il governatore, a quei 12-15 cavalli, è un po' pesante, ma alla fine, avendo un motore molto a coppia, la pesantezza del kart non influenza più di tanto. Basta vedere il 4 tempi da noleggio, che pesa il doppio del nostro, prende poi 2-3 secondi al giro, non è tantissimo. Quindi completamente originale, con rapporti abbastanza lunghi, perché il rapporto corto si premia 2-1-2 secondi, abbiamo visto negli ultimi video, nelle ultime prove, però alla fine poi pecca di affidabilità, facendolo girare molto in alto a 5500 giri, poi non è più così affidabile. Giornata, devo dire che sono soddisfatto, è veramente quello di Paolo, mi è piaciuto molto, il mio c'ha, non lo so, c'ha il carburatore che è morto, mi punisce sto figlio di una berlinetta. Vediamo anche da fuori lo stile di Paolo. Sì, esatto, potremmo vedere anche il mio stile adesso. Stile un po' Un po' arrugginito, anni ma 50, sì, la butta esatto, dentro. io la butto dentro. Però anni 60. Un po' la Villeneuve. Un po' la vino, anni 80. Tanto da. Allora. Alla fine, come dicevo, mi sono anche divertito. Abbiamo fatto un confronto con lo stesso kart sui due piloti differenti, però è cambiata molto la situazione tra un turno e l'altro, perché quando c'era il sole la pista era comunque circa un secondo più veloce. Infatti poi dopo, nel turno che state vedendo adesso, che era ormai calato il sole, la pista si era ferrata parecchio, io non riuscivo assolutamente, per quanto magari Paolo si abbia girato più veloce, ma qua vediamo il confronto con due tempi. Abbia girato più veloce di me, comunque erano tempi impossibili, infatti anche lui poi dopo ha tentato poi di tornare in pista, ma faceva più o meno i tempi che facevo io. Dicevamo, questo è il due tempi, non vedete che in curva, nelle chicane più o meno siamo lì. Nel piccolo rettilineo poi alla fine non dà così tanto, adesso non so se questo pilota andava molto più forte, però poi in rettilineo lui prende e va, no? Va molto più veloce, prende 3-4 secondi su un rettilineo. Non è poi così frustrante, il problema qual è? Che poi quando poi si va a girare in pista tutti insieme diventa veramente complesso, perché c'è sempre da guardarsi le spalle. Qua come vedete sulla mano avevo preso un colpo, avete presente quando prendete la scossa, quando prendete un colpo secco sul nervo? Ecco, l'avevo preso, un dolore. Perché il kart di Paolo è sulle sue misure, io il sedile è comunque un sedile che era il mio vecchio, però lui ha messo delle imbottiture, ero abbastanza scomodo, e quindi alla fine tra dolore al braccio e il fatto che ho preso anche un colpo alla costola sono uscito, e bisogna un po' cuciriselo addosso il kart.
Il confronto è stato bello. Come velocità l'avete visto nei video, comunque non si andava oltre i 70, 72, 75 all'ora, comunque una discreta velocità. Calcolate che però un kart due tempi arriva a 100. Io col mio vecchio 125 col motore Rotax derivato dalle moto arrivavo a 104, 105, quindi c'è tanta tanta differenza. Di riffa di raffa, carichiamo i kart. Io mi sono anche divertito, mi sono anche stancato, mi sono anche fatto male. Come tutte le volte così, qui vediamo un bel replay dello stile di Paolo di cui si parlava prima nel video. Vedete che in curva siamo lì, non cambia niente, è chiaro. Cosa faremo in futuro? Non lo so, io penso di magari di riprovare a mettere a posto comunque questo. Ho preso una pompa elettrica, una pompa quindi collegherò con una piccola batteria in modo tale da non avere più il problema dell'olio che finisce sulla membrana del depressore, sperando che sia quello, però porterò in pista anche i miei vecchi due tempi, così da fare eventualmente un cambio al volo tra un turno e l'altro e godersi un po' di più. Quando andremo in pista, penso verso febbraio, marzo, aprile, comunque in primavera. Va bene, vi ringrazio dell'attenzione, continuiamo comunque, non molleremo e vedremo se in futuro magari con altri motori un po' più da carta ci potremo divertire di più. Alla prossima, ciao a tutti, ciao!